Coerenza, costanza, rigore. Sono le tre caratteristiche del vivere di Bruno Vasari, emerse dal convegno Il Superstite, curato dal Comitato Resistenza e Costituzione, promosso dall'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti e dalla Compagnia di San Paolo. L'incontro si è tenuto il 15 dicembre a Palazzo Lascaris. Il convegno ha indagato a 360 gradi la figura di Vasari, resistente, deportato, testimone, presidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti del Piemonte e vicepresidente dell'ANED nazionale. Questo l'intervento di Ferruccio Maruffi, dell'ANED di Torino. Raccontare Mauthausen come ha fatto Bruno Vasari è stato importante, non ha certamente abusato su toni drammatici più che tanto, ha soltanto detto la verità. Noi diciamo che è stato Primo Levi quello che ha scritto per primo, in effetti Primo Levi è stato primo e poi subito dopo Vasari. Ci dobbiamo molto commemorarlo oggi, è importante abbracciarlo con la mente per tutto quello che ha fatto.